niente, andiamo a vedere cosa sceglierà Erika e che fine farà. Ma che cos'è? Cosa sta succedendo? Eccoci qua, seconda puntata di Erika. E con me, vabbè, gioco PlayStation, sedia che cigola, che cigola di me, no, cigola, eccola, però fa sempre atmosfera. E niente, bando alle ciance, vediamo Erika cosa sceglierà e che fine farà. Appunto, bando alle ciance, tanto è semplice. Erika va nel corridoio, si ingiamba e muore. No! Eh sì, dai. Giallo! Prova un po' a... Mi fa scegliere, o là o là. Musica però da là ti faceva vedere che veniva. Che lei ha guardato in là. Cioè già mi viene voglia di giocarlo per vedere che succede se vado di là. Giochi che è bello, eh. Stile Detroit, stile appunto di Rain. Anzi, più di Rain che di Detroit questo. Eccolo, ci ha azzeccato lui. Bravissimo. Però abbiamo fatto bene a seguire musica. Io me ne sarei cagato sotto se mi sarei andato via. Dove Però andiamo? aprirei quello, sì, non lo so. Ma che puoi scegliere tu, cioè io mi sento sempre ad intuito a fare cose. Poi il mio intuito non sta portando dalla parte giusta. C'è una macchina da scrivere con qualcosa già scritto. Lo leggiamo? Lo leggiamo, dai. Sì, dai, mo decidi tu. C'è comunque una curiosità. Dear Mrs. Mears and Mrs. Johnston, from the office. Ok. Condoglianze per la sua famiglia. Such a delicate girl. È morta una ragazza. Questi sono tutti i suoi averi che aveva indosso la ragazza, che gli ridanno indietro. No, ti dice esci. Sì, no, stavo Magari. guardando dei gioielli, posso dire alcune cose. Già mi era venuto in mente una trama a sesto senso. Che lei era morta, però ha parlato col tizio, l'ha interrogato, quindi. Un'altra nota scritta. Che c'è scritto Erika? Facci leggere. Additional FKC Search Schedule Information. Sembra più un rendiconto o qualcosa del genere. Però mo facciamo il vecchio giochino della va. John. È una cifra e poi c'è scritto tu, mi sbaglio? O Johar? No, è Johar. Johar non è quello morto? Sì. E c'è no, un codice 101 50. Credo che ti dica di strapparlo, credo. Vedi un po'. Mi sa che te lo fa strappare. No. Un po'. No. L'ha rimesso forse. Cassettino destro. Sì. Apriamo una Chiave. chiave. Importante, pigliala. Apriamo la chiave. Sembra tipo l'escape room, mo, mi sento. Mi È sento tipo vero, escape eh. room. Si aprirà là forse con la chiave? Ma proviamo. Proviamo. Sì, ma il poliziotto dove è andato? Come al solito un poliziotto. È inutile. Scompare. È infinito il Inutile. tutto. Ma occhio perché i poliziotti su Resident Evil 7 fanno le brutte fine, eh. Spoiler, scusate. Spoiler. A meno che non sia il poliziotto in combutta con. Esatto. Doppio Doppio spoiler. spoiler! Attenzione! Secondo me facciamo bene a non spegnere, perché se spegniamo la musica, secondo me se ne accorgono che stiamo qua dentro. Invece la lasciamo accesa. Ah, perché c'era l'opzione che ci potevamo avvicinare Sì. la musica? Ah, figo! No, no, lascia appicciato, ma lo stava. Non ci sono andato perché dico a staff, vabbè, quindi.
Carter Holiday. Quella dovevamo cercare. Yeah. Eccola, eccola. Piglia, piglia. No, che già. Yeah, sopra. Dobbiamo cercare questa Carter Holiday. Perché suo padre è qualcosa che in realtà non è. Esatto. Ho bisogno di che cosa. La mamma, oh. E la mamma? Mi sembra la mamma con la foto. Dici? Dove è meglio? Mi sembra lei? Mason Elodie Erica. Sì. È la mamma, sì. Che gli ha ridato quindi pure lo stesso nome. Co... Admitted significa. By Dr. Senior Resident Physic Peter Manson. Ammessa. Ammessa. Sì. Forse è quando è stata, come si dice, assunta. Assunta. Forse. Vabbè, sì, il padre l'aveva detto, lui facendo. Che diavolo stai facendo qui? L'ho beccata nel mio ufficio. Non ha nemmeno provato a scappare. Che perdita di tempo. Vedo che ha trovato qualcuno. Sarei dovuto restare qui. Mi fa paura. È tardi. Siamo una seccatura. Ha tutte le ragioni per innervosirsi. Voi chi siete? Sergente Blake, mi occupo delle indagini. Devo incontrare la dottoressa Ballard. Magari può chiedere a questa ragazza che cosa ci faceva nel mio ufficio. Boh, sono sicuro che cercasse lei. La prego di scusarci, siamo tutti un po' nervosi. Sergente Blake, Rosa Ballard. Suppongo che conosca già l'ispettore capo. Signore, lei è Erica Mason. Mi spiace incontrarla in circostanze tanto difficili. Cosa possiamo fare per farla sentire a suo agio? Va tutto bene. Grazie per quello che state facendo. Andiamo. Ti faccio strada. Ma è inquietante che... ci siano i buoni, poi quella mi ha chiamato e... ma... sì. In effetti poi lei non ha detto niente, non mi ha dato neanche l'opzione. Immagino, esatto, che non ti ricorderai di me. Io lavoravo con tuo padre. Mi occupavo di te quando eri piccolo. Sì, sono d'accordo con voi, scelto. Correvi in cantina cercando i fantasmi. Conosceva i miei genitori? Oh, certo. Tuo padre mi ha insegnato tutto quello che so. Attenzione. E tua madre era incredibile. Un'infermiera brillante, così intelligente divertente. E divertente. Comunque, questa è la tua. Forse la riconoscerai. Il signor Steinbeck, il portiere di notte, è di sotto. Se hai bisogno. È simpaticissimo. Una botta di vita. Tu hai così tante foto di tua moglie sparse per caso? Cioè un po', a parte che magari gli è morta. Forse, esatto, forse è morta, erano altri tempi pure. Non so, non è neanche collocato bene temporalmente, non sai. Cioè, per quello che vedo potrebbe essere anche un film degli anni 80 questo. Sì, in effetti non vedo cellulari. Se ci pensi, anni 80, anni 70 le foto erano l'attuale smartphone. Vabbè, per dirti, con me, io c'era un milione di foto mie, perché era il periodo degli anni 80, fine anni 80, e babbo si era comprato la macchinetta, quindi. Ah, no, penso di andare sui... cioè, note chiavi, però, mi sbaglio. Però no. È aperta. È vecchia, si vede il logo. Open. Andiamo là. Un'altra mano, porca miseria. Immagini? Dischi. Io ho, ecco, ho i Queen, i Pink Floyd, vedi tu, eh? Questo è il disco che aveva il padre.
Aria for Delphi. Sembrerebbe una roba tipo musica classica. Beh, i dischi vinili io un po' ce li ho. Mi piacciono i dischi vinili. Da quel gusto di analogico. Apro una parentesi veloce. Lettore di disco in vin... La richiudo la parentesi. Questa è la canzone dell'inizio. Sì. Infatti è sconvolta anche lei. Io vedi, poi mi ci calo tanto. Facciamo la stessa faccia sua. Aspetta, Erika. Yeah. Sì. Ah, brava. Ucciso il suo nome. Piccola teppistella. Sono tutti i suoi flashback. Guarda sotto il letto. Zio Lucien ha lasciato qualcosa. Non c'è mai la manca. Adesso proprio morta. Questo, questo. Mamma mia, io non regalo le bambole alle... Però erano altri tempi, torna al discorso lì, questi erano regali di altri tempi, in realtà. Cioè, mo non puoi regalare una bambola a una bambina. Bambole diventa quasi inquietante, penso. Poi guarda! Cioè, questa è proprio la quintessenza della bambola inquietante, capito? Però al tempo questo era, bambola di porcellana. Vedi il braccio? Anche lei c'è il simbolo. Come te. È proprio come te. Stiamo vivendo un sogno del sogno. Ma ha fatto click, eh? Prima non ha fatto click, prima ha fatto bang la prima. E già. Vabbè, ma perché devo staccare? Ma mi sta a PA. Porca merda. Mannaggia il lavoro. È inutile lavorare. Bisogna giocare. Vabbè, ci abbiamo. Ludos. No, non ho preso. Ehi. Vabbè, che hai scelto teoricamente? Mi volevo guardare allo specchio, invece sono uscito direttamente fuori. Mi sono appena svegliata, ma. Beh, se so caruccia, se so. Ci sta Blake. Per rifare. Esatto, per rifare anche un giudizio su te stessa. Secondo me ti faceva riscegliere quello che avevamo scelto all'inizio. Giudicarti. E niente, siamo. Vabbè, siamo scesi. No, 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 no! Non sul tappeto. È pulito. Non sul tappeto, là. Kirsty, ho detto che potevi aiutarmi, ma se pulisci devo esserci anch'io, ok? Lo sai, niente pulizia, senza supervisione. E allora questo non è un hotel. No. È una casa di cura. Stile alla... Asylum, stile. Modo gentile per dire manicomio, però non c'è giornalistico. Esatto. Cosa? Chiedine una. Ok. Me ne dai una? Eh? Ehi, temeraria. Vieni qui. Però non è detto, dai, può essere anche che sono persone... Non sì, farci sì. Caso, ha qualche disturbo emotivo. Che disturbo emotivo? Perché non crepi, Anna? Che cosa suoni? Questa è aria per Delphi di... Qualcuno, non so, mai sentito nominare. Vieni, siediti, ti faccio vedere. E poi di siedi a fianco una serial killer. Immagini. Vedi questo pezzo? È facile, solo quattro note. Pa, 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 pa,
gamba sposta il dito. Ah, io so spostarlo. Zabella. Dove l'ultimo? Io faccio il resto. Ma prendi la basta di proprio, fa te. Siamo messi male. Dai, 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 veloce, veloce, veloce. Ai, ai, ai. Lei sta molto male. Merda. Che cosa fate? Eccoci di nuovo. No, 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 niente pulizie. Niente pulizie senza supervisione. Kirsty. Ma sta sanguinando. No, 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 non ci provo. Non è per